Buongiorno a tutti, oggi inizieremo a fare un po' di ricette basi, inizieremo con la pasta frolla. Dopo aver imparato a fare questa ricetta base potremo fare biscotti, crostate. Per prima cosa andremo a mischiare la farina con il burro fino a creare una sorta di crumble. Come vedete abbiamo creato una sorta di farina con farina e burro, sorta di crumble. Questo darà struttura alla nostra pasta frolla. E ora possiamo aggiungere il nostro zucchero a velo. Una volta dissolto lo zucchero a velo, come vedete, possiamo aggiungere le uova. Io uso lo zucchero a velo perché mi dà una texture più fine, ma potete anche usare lo zucchero semolato. La nostra pasta frolla è pronta, ora la metteremo in uno strato di pellicola e la metteremo a riposare nel frigo. Dobbiamo usarla non prima delle 3 ore di riposo. Io personalmente la lascio almeno 12 ore. Una volta raffreddato l'impasto e dato il riposo, possiamo utilizzarlo per crostate, biscotti, torta della nonna. Divertitevi! Ok ragazzi, se vi è piaciuto il mio video iscrivetevi al mio canale, dovrebbe esserci la mia faccia qua sotto, rotonda. Oppure guardate i miei prossimi video, i miei video più popolari, date un like, scrivete un commento e ditemi cosa ne pensate. Ciao!